importanti, come un ospite che ci è venuto a trovare questa sera, anzi due, che hanno fatto dell'horror la loro ragione di vita. È la storia di Filippo, che quando aveva 8 anni, Filippo è un ragazzo autistico e a 8 anni veniva bullizzato. Ecco, Filippo di Biagio, Elisa di Biagio. E vorrei che Filippo raccontasse, la mamma di Filippo raccontasse questa storia. Filippo ha vinto la paura del bullismo scrivendo racconti horror. Quindi ha vinto la paura con la paura. Scrivendo appunto questi racconti horror che fanno parte di una collana Testi di Zucca, che è arrivata alla sua quinta edizione. E vorrei insomma che ne parlaste qui all'Italian Horror Fantasy Fest. Grazie, grazie a tutti, grazie per essere qui, grazie Non Paolo. Io mi ci chiamo Luisa Di Biagio, e anche io sono una persona autistica, sappi che io non tocco quasi nessuno, ma tu non lo sapevi. È stato un piacere poterti dare la mano perché voi avete accolto il nostro messaggio, quindi per me è importante e vi ringrazio. Ringrazio tutti voi che siete qui, appassionati del genere, perché da professionista, da psicologa, vi posso dire che attraverso questo tipo di fantasia, quella più cruda, noi riusciamo ad ingannare alcuni guardiani della nostra mente e possiamo arrivare a toccare quello che c'è più nel profondo. La storia di Filippo è una storia che è stata accolta da molti. Stiamo progettando la quinta edizione di Testa di Zucca, che sarà internazionale, coinvolgerà la musica, coinvolgerà l'arte figurativa. Abbiamo la nostra casa editrice qui, la Fabiola D'Agostino, che è la responsabile, che ha accolto e ha gestito con grande intelligenza il progetto. Filippo aveva 6 anni quando ha conosciuto il bullismo. Eravamo all'estero, lo abbiamo conosciuto anche in Italia. È stato bullizzato perché è straniero, è stato bullizzato perché è autistico, ed è stato bullizzato anche in Italia per gli stessi motivi. Lui, grazie a tutta la sua rete, è stato sempre seguito, ha elaborato questi dolori e anche altri che abbiamo vissuto, perché l'orrore vero poi è quello della realtà, è quello delle persone che fanno del male, scelgono di fare il male sapendo quello che stanno facendo. E lui a 7 anni, fino ai 9 anni, dai 7 ai 9 anni, ha scritto dei racconti su questi eventi e li ha scritti grazie all'horror. Noi li abbiamo abbelliti, abbiamo poche copie, abbiamo delle copie per te, Paolo, sono le quattro raccolte, e per Luigi, che non so dove è andato. E adesso Filippo vi racconterà qualcosa. È vero, abbiamo pochissimo tempo, però ci tenevo a farvi sapere che questo è un progetto importantissimo perché ha stravolto il senso del mostruoso, il senso del ruolo della vittima, del carnefice. Alcuni di questi racconti sono ingenui, ma sono stati scritti anche da persone, perché poi le altre raccolte hanno anche altri autori. Abbiamo avuto corsi di didattica inclusiva, abbiamo avuto concorsi. Sono stati scritti anche da persone con dei limiti cognitivi enormi e quindi hanno un valore immenso. Allora, Filippo, cosa vuoi raccontare della tua opera? Il tutto è iniziato da quando ero molto piccolo, quando all'inizio avevo proprio la paura dei mostri in generale, e dopo un percorso siamo riusciti a superarla. E analizzando gli effetti, appunto, gli effetti speciali dei film, la tecnica realistica, fisica, le protesi. Concreta, sì, esatto, Prima la gomma, abbiamo la parlato di plastica. effetti speciali e lui si è appassionato degli effetti speciali del gioco. È proprio questa cosa che cioè, non solo mi ha fatto passare la paura dei mostri, ma mi ha fatto venire la passione dei mostri. Io passavo il tempo a guardare i film, i video dei making of, dei contenuti speciali, di come facevano le riprese. Tipo della mosca si vede nei contenuti speciali un'angolazione dove
faceva vedere come muovevano il carrello del modello della mosca a un certo punto. È stato proprio grazie a questo che mi sono appassionato agli horror. A scrivere un libro mi è venuta l'idea un po' più tardi guardando un film, Piccoli Brividi. Se non avessi guardato quel film non mi sarebbe mai venuto in mente l'azione di scrivere un libro. Ed è grazie al vedere proprio le creature che escono fisicamente dal libro che mi ha fatto venire la passione di scrivere. Quindi ti faccio una domanda. Quindi tu Filippo, la domanda che ti vorrei fare è questa. Tu come dire, hai finito di avere paura dei mostri quando tu hai visto che si possono smontare? Ho finito di avere paura dei mostri quando ho visto che non sono veri e che i veri mostri fanno molta più paura. Penso che questa sia una testimonianza che, come dire, riesce a chiosare perfettamente quello di cui abbiamo parlato finora, di come quanto l'horror possa essere un genere che riesce anche a essere anche una terapia a volte, no? Cioè, perché No, sì, comunque riesce assolutamente. veramente ad esorcizzare certe paure, riesce a renderle davvero anche qualcosa che va analizzato, e nel momento in cui lo analizzi e ti accorgi che quello che va qui sopra poi non è reale. Magari è vero perché da qualche parte è accaduto davvero, ma non è reale allora.